al Bastione di Farsano stasera è musica con dei maestri compositori che hanno presentato qualcosa di veramente particolare, un concerto da camera con un trio di strumenti molto antichi, vero? Giovanni, riesci a spiegare che cosa avete fatto sentire al pubblico? Abbiamo messo fuori un numero di partiture del 500, del 600 che erano perfettamente ambientate in questa struttura che comunque ha delle radici storiche molto antiche e quindi in pratica il repertorio era proprio incentrato su questo connubio storico legato sia all'arte e all'architettura che alla musica. E abbiamo un maestro d'arpa, vero? Uno strumento sempre particolarmente suggestivo e sofisticato. Sofisticato, suggestivo, però non così sofisticato e non così estremamente complesso come lo si vuol far sembrare l'arpa, uno strumento antico, uno strumento semplice e anche molto più popolare e vicino alle tradizioni di quanto si possa pensare nell'immaginario comune. Come sei arrivato allo studio dell'arpa? È sempre stata una tua predilezione No, ho oppure... sbattuto la testa molto forte da piccolo. Sì. E suoni anche altri strumenti? Sono nato chitarrista, ho studiato chitarra prima e poi attraverso la chitarra sono passato allo studio dell'arpa. Sei corde erano troppo poche, insomma. Grazie. E invece Mimmo Guastatello ti ha fatto ascoltare il flauto. Anche per te il flauto è una passione da bambino? Sì, ho cominciato, avevo 8 anni, diciamo per caso, con un connubio di cose, la maestra delle scuole elementari, il migliore amico di mio fratello flautista, e così è nata E adesso ti dedichi soltanto al flauto o sì, anche ad altri strumenti? all'insegnamento e allo studio del flauto. Infatti è uno strumento molto adatto anche ai bambini, vero? Viene molto utilizzato anche proprio Nelle per scuole, l'insegnamento della musica ai bambini. E poi il maestro Rocco Aversa, tu sei anche compositore, vero? sì. Sì, ho composto molte cose, fra cui ci tengo molto a una mia fiaba musicale che si chiama Viene Viente, che è una fiaba che mi raccontava mio nonno, io l'ho riadattata. E ci ho messo tutto un insieme di cori, c'è cioè un miserere a 5 voci, cioè, e ho fatto questa fiaba musicale, poi compongo per chitarra classica, cose contemporanee, e insomma spazio un po' perché siccome mi sono dedicato alla pratica dello yoga da 25 anni, ho scritto un libro di aforismi yoga pubblicato da Galeazzi Arte, e un libro di poesie pubblicato nel Senato del Premio Montazzo, ma non vorrei fare una battuta con mio amico, la addebitiamo a lui, no? Meglio essere artisti a 360 gradi che a 90 gradi, dicevo. E Certo. quindi si prende lui la responsabilità di questa cosa. Certo, ma credo che tutte le forme d'arte comunque in qualche modo siano espressioni della stessa cosa, cioè di Certo. questa volontà di arrivare a Dio, no? Di arrivare a qualcosa che è più profondo, che trascenda dalla materialità. Il senso della musica per te, Giovanni, per concludere? Ma io penso che la musica sia qualcosa di non solo di diletto o di svago culturale, ma sia un qualcosa che ha dei fondamenti di forte induzione all'educazione, perché chi studia musica deve seguire delle regole. Queste regole spesso sono parallele a quelle che noi dovremmo inculcare ai giovani a cui facciamo lezione, a cui diamo delle lezioni di musica, e quindi la musica colta, come la chiamo io, è sicuramente quella che può dare uno stimolo e uno spunto all'educazione, forse meglio delle altre forme d'arte. Purtroppo, management, politiche varie preferiscono sostenere delle forme non d'arte, delle forme di spettacolo che sono sicuramente più fruibili ma meno importanti per quel che riguarda la fase educativa delle Ma nel persone. circo. Certo, e quindi è veramente importante batterci perché la musica di qualità arrivi alle orecchie delle persone, perché poi Assolutamente. si tratta di abituarsi. Purtroppo le persone si abituano a quello che gli viene proposto. Per salutare i nostri amici, dite ognuno di voi il proprio nome, così per farvi ricordare anche. Gianluca Ravinello, Giovanni Rea, Domenico Guastafiero, Rocco Aversa. E Carlo Alfaro, grazie. Grazie.